cosa che è valida per tutti, entrambi i prospetti, quindi qualsiasi sia la categoria, qualsiasi sia il tipo di il gruppo di esplosione che sto trattando, è sulle vernici, sulla verniciatura. La vernice non deve contenere ossidi di ferro oppure alluminio, in realtà dice che l'alluminio deve essere minore del 10% dentro la vernice, ma non ci deve essere alluminio, per evitare scintille. Perché se io ho messo, anche che io ho messo dei materiali secondo i due prospetti, quindi acciaio carbonio più ottone navale, non verniciati tra di loro non creano scintilla. Se vado però a mettere delle vernici contenenti alte percentuali di ossido di ferro oppure contenenti alluminio o un rivestimento a base di alluminio, chiaramente ho vanificato la scelta di due materiali, perché l'alluminio, quando sfrega con altro alluminio, può creare scintille. Così come gli ossidi di ferro. Quindi un requisito generale, quando c'è un ventilatore ATEX, qualunque sia la marcatura che bisogna fare, la vernice non deve contenere ossidi di ferro o alluminio. Spero davvero che questo video ti sia stato utile e possa aiutarti ad affrontare il problema dei ventilatori ATEX. Mi raccomando, se hai dei dubbi o delle domande, non tenerteli per te. Scrivimi pure nei commenti quello che ti rimane ancora irrisolto come dubbio. Vedrò di risponderti o immediatamente scrivendoti sul commento oppure con un altro video che potrebbe approfondire un argomento. Ora ti chiedo un piccolo favore che però per me può essere molto ma molto utile. Questo canale YouTube lo sto creando per condividere e diffondere quante più conoscenze sui ventilatori industriali ATEX per alte temperature. Aiutami a far raggiungere questo canale a quante più persone possibile. Clicca sul pulsante iscriviti se sei su YouTube, oppure apparirà qua così una faccia molto simile alla mia, in realtà è proprio la mia. Cliccaci sopra e iscriviti al mio canale, mi renderai un grande favore. Mai più guasti improvvisi, un saluto al Signore delle Ventole.